Poracci, questa era semplicissima. Bafio è stato un vero razzo, mentre tra le risposte creative, più o meno, tutti avete puntato o verso The Glitcher o The Switcher. A questo punto direi che la risposta più completa è quella di Judith Smee, che denota una certa conoscenza della serie. The Glitcher 3 Bug Hunt. Toss a coin to your patcher. Più sbagliata di così, direi che non si può fare. Va bene, andiamo avanti. Di che gioco si tratta? Solo risposte asfaltate. Sorprendetemi. Dancing needle. Dance. Farewell. Poracci, bentornati o benvenuti su TGPoro, l'unico format di YouTube Italia dove si parla di videogiochi già proiettato a febbraio. Quella di oggi sarà una puntata ricchissima. C'è veramente poco tempo da perdere, più che altro perché sono in ritardo. Parleremo di alcuni rumor che vorrebbero Nintendo Direct nella prima metà di febbraio e con all'interno un annuncio bomba. Di nuove indiscrezioni riguardanti il possibile remake o remaster di Chrono Cross e di nuovi dettagli riguardanti Elden Ring, uno dei giochi più attesi del 2022. Mi raccomando, una volta finito di vedere il video, vi voglio tutti quanti in marcia verso la conquista non violenta di YouTube Italia e la fondazione del Poroverso. Lasciate un like al video, iscrivetevi al canale se siete nuovi e, soprattutto, questa sera passate in live sul sito Viola, perché le piattaforme da conquistare sono tantissime. Trovate in ogni caso tutti i link in descrizione. Bene, ho detto tutto, iniziamo! Bene, partiamo con qualche notizia al volo. Nelle ultime ore ha iniziato a girare una news che vorrebbe Apple intenta ad entrare nel mercato delle home console. Ci crediamo? La notizia è stata diffusa da Jez Corden, giornalista di Windows Central, durante l'ultimo episodio del podcast The Xbox 2, pubblicato su YouTube. Secondo Corden, da diversi mesi Apple starebbe provando ad assoldare gli ingegneri Xbox per creare una nuova console. In realtà è lo stesso Corden a mettere le mani avanti, affermando che si tratta solo di voci non confermate e che, a parte qualche chiacchiera del progetto e delle intenzioni di Apple, non si sa nulla. Insomma, mai dire mai, ma non credo che questa sia la conferma diretta della volontà di Apple di gettarsi in un mercato così complesso. Sembra più che altro la classica notizia shock per attirare un po' l'attenzione sui propri canali social. Confermata al 100% è invece la notizia che Toshihiro Nagoshi ha fondato il suo nuovo studio, che si chiamerà per l'appunto Nagoshi Studio. Lo scorso ottobre, infatti, il creatore di Yakuza aveva interrotto la sua trentennale collaborazione con Sega per entrare nei ranghi del colosso cinese NetEase, che gli ha permesso di mettere in piedi un nuovo studio ripartendo da zero. Nagoshi sarà affiancato da altri 8 veterani del settore ed ha confermato che Tim è già al lavoro sulla sua prima produzione, che, proprio come la serie di Yakuza e Judgment, avrà un focus sulla cultura giapponese. Staremo a vedere cosa riuscirà a tirare fuori dal cilindro, questa volta il mitico Nagoshi. Nel fine settimana l'utenza PlayStation è impazzita pensando che Sony fosse in procinto di annunciare la retrocompatibilità estesa di PS5 con le precedenti generazioni di console e, per estensione, che fosse imminente il reveal di Spartacus, il tanto rumoreggiato nuovo servizio in abbonamento che dovrebbe andare a sostituire e accorpare PlayStation Now e PlayStation Plus. Quest'immagine faceva ben sperare, l'interpretazione possibile sembrava essere soltanto una. Peccato che i piani di Sony erano molto meno ambiziosi. La foto infatti era sì un teaser, ma per il nuovo spot musicale di PlayStation. Magari se siete fan di Kenshi Yonezu, che non so assolutamente chi sia, è una bella notizia, ma siamo ancora lontani dallo scoprire quale sarà la strategia di Sony per i prossimi anni. Ma passiamo alle notizie del giorno e, visto che ci stiamo avvicinando a febbraio, iniziano a spuntare indiscrezioni sempre più concrete su quello che potrebbe essere il prossimo Nintendo Direct. E questa volta i rumor arrivano direttamente dal Giappone. Come ha fatto notare l'utente Dededaio su Twitter, che diciamocelo ha una sorta di fetish per Kirby un po' preoccupante, le anticipazioni per il prossimo numero della pubblicazione mensile Nintendo Dream contengono un'informazione da non sottovalutare. In uscita il 21 febbraio, il prossimo numero includerà, citando la traduzione fornita, oltre a informazioni dettagliate su Kirby e la Terra Perduta, abbiamo anche incluso un nuovo gioco che non ci aspettavamo. Ho come la sensazione che sarà annunciato un nuovo titolo. Quindi, prima dell'uscita di questo numero, Nintendo dovrebbe svelare questo fantomatico nuovo progetto. Come fa sempre notare Dededaio,
gennaio, anche se non è specificato se si tratti o meno di un titolo relativo all'universo di Kirby, questo reveal potrebbe arrivare nella prima metà di febbraio in occasione del Direct. C'è però una piccola correzione fatta da un utente su Nintendo Life che indica un'omissione nella traduzione, una frase che recita: scusate se non sarà annunciato. Quindi non c'è certezza al 100% che questo titolo venga svelato prima di febbraio. Però anche in questa sede viene confermata la lettura che non si tratterà necessariamente di un titolo di Kirby e ci si riferisce più che altro a un generico quella serie. Non dimentichiamoci però che Nintendo ha annunciato che i festeggiamenti per il 30° anniversario di Kirby continueranno. Chissà se con un titolo o un nuovo di zecca. Voi poracci cosa ne pensate? Vedremo un Direct nella prima metà di febbraio? E qual è questo misterioso titolo non ancora annunciato? Neanche a farla apposta, proprio l'altro giorno parlavamo in live di come i rumor riguardanti il probabile remake o remaster di Chrono Cross si fossero completamente spenti dopo l'annuncio di Complex Dreams, ovvero il crossover tra il popolarissimo JRPG e Another Eden. Ora, siccome sicuramente tutto il mercato videoludico tiene d'occhio l'armata poraccia, abbiamo dei nuovi interessanti risvolti su questo attesissimo ritorno. Le speranze dei fan si sono riaccese quando il compositore Yasunori Mitsuda, nel rispondere ai messaggi di auguri su Twitter, ha scritto che con un po' di fortuna il mese prossimo sarà annunciato uno dei nuovi progetti su cui sta lavorando. I rumor relativi a Chrono Cross sono nati proprio da delle indiscrezioni musicali, visto che a ottobre 2021 la cantante folk Ava McMahon aveva dichiarato di aver lavorato ad una canzone che sarebbe stata inserita all'interno di un grosso remake di un classico PlayStation. I lavori erano stati fatti insieme al compositore Michael McGlynn, che guarda caso era stato avvistato proprio in un tweet di Mitsuda qualche settimana prima, dove i due erano intenti a lavorare insieme da remoto. Insomma, siamo ancora lontani dalla certezza di un reveal, ma io non voglio abbandonare le speranze. Nel ritorno di Chrono Cross, in un modo o nell'altro, ci credo ancora. Certo, sarebbe bello sentir parlare anche di Chrono Trigger, ma andiamo avanti un sogno alla volta. E per chiudere ci sono novità riguardanti Elden Ring, uno dei titoli più attesi dell'anno da una grande porzione di videogiocatori di tutto il mondo. In occasione del Taipei Game Show 2022 c'è stato un corposo focus sulla nuova produzione targata From Software. Infatti il producer del titolo, Yasuhiro Kitao, è stato protagonista di una lunga intervista, di circa tre quarti d'ora, dove ha esplorato nel dettaglio molti aspetti della produzione, con le immagini del gameplay che accompagnavano le parole dell'intervistato. Decisamente interessante è il segmento dedicato alla longevità del gioco. Kitao ha affermato che la durata dell'avventura varierà di giocatore in giocatore, ma l'obiettivo degli sviluppatori è stato quello di confezionare una quest principale da completare intorno alle 30 ore. Elden Ring sarà gigantesco e conterrà tanti altri elementi aggiuntivi in cui volendo ci si potrà perdere, ma la storia principale non dovrebbe richiedere tanto più di 30 ore per essere completata. L'ossatura open world della produzione garantirà una certa libertà di approccio ai giocatori, che potranno completare Elden Ring senza necessariamente dover scoprire tutto quello che il gioco ha da offrire, anche perché questo non sarà tecnicamente possibile in un'unica run. Verso la fine del gioco ci saranno infatti dei bivi che precluderanno un vero completamento al 100%, un incentivo alla rigiocabilità. Direi notizie abbastanza rincuoranti che restituiscono un quadro generale in linea con le aspettative del pubblico. Ormai manca un mese preciso all'uscita di Elden Ring e vuoi per la partecipazione di George R.R. Martin, vuoi per l'inedita struttura open world, sembra si tratti veramente del titolo From Software più ambizioso di sempre. E voi? Lo avete preordinato? Siete in hype? Fatemi sapere. E questo poracci era tutto per oggi, vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo e vi aspetto qua sotto nei commenti per discutere assieme delle notizie del giorno. Noi ci vediamo domani per un nuovo video, ma se volete discutere dal vivo sulle notizie di oggi, mi trovate questa sera alle 21.30 sul sito Viola. Passate perché come al solito ci sarà da divertirsi. In ogni caso mi raccomando, fate i bravi, riposatevi, ma soprattutto nerdate duro. Io sono il Poro Direct, Michele Cross. Ciao! Ehi ehi ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Poreon, il Patreon dei poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente a portare avanti i contenuti qua sul canale e in cambio ricevi anche delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che poracci si diventa! Oggi
Birire, 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 birire.